Così volete già partire? Perché tutta questa fretta? Sento che è arrivato il momento di tornare nella comunità. È da troppo tempo che manchiamo. Ma non tanto tempo. Sei stata col drago solo 2 giorni. 2 giorni. Mi sembrava che il tempo si fosse fermato. 2 giorni. Ho avuto l'impressione come di morire e rinascere svariate volte. 2 giorni potevano anche essere 2 anni o 200 anni. Valinor, tornerò a trovarti presto. Ci sono tante cose di cui dobbiamo ancora parlare. Torna quando vuoi, Lia. Fai buon uso del potere delle pietre e non farti sviare dal drago. Elinor e Gia vi accompagneranno nel luogo prestabilito. Fate buon viaggio. Tranquille, gli uomini lupo sono fuori combattimento e sembrano partiti, sembrano scomparsi. Bene. Ragazze, tornate presto a trovarci. Rossella, non avevamo finito i nostri discorsi. Il vostro è un discorso che non finirà mai, ragazze. Prendiamoci una pausa. Coraggio, prepariamoci. Mi raccomando, voi chiudete il varco immediatamente. Tranquilla, Lia, lo faremo immediatamente. È tornata e il varco mi sembra chiuso. Chissà cosa avrà visto nell'altra dimensione. Peccato che il varco sia chiuso. Secondo me c'erano elfi, nani, forse anche draghi. Può darsi, Giacomo. Perché non smetti di fare il poliziotto e non vieni a vivere con noi? Forse ci capita di visitare l'altra dimensione. Vivessi con noi staresti benissimo, una stanza tutta tua, un orto da curare e forse gli elfi da incontrare. Quasi quasi, ci penso. Bravo, dai, vieni, soprattutto nessuno ti chiamerebbe Pestasassi. Sono state donate dalla regina delle elfe. Molte cose si spiegano. È molto bello che ci abbiano scelte. Però io vorrei conoscerla questa Valinor.
Fra un po' di tempo possiamo organizzare un altro viaggio nel loro spazio. Potreste venire anche voi. Lasceremo Alberta nella comunità con le ragazze, se accetta. Sarebbe bello. Questa comunità delle elfe sembra affascinante. Ma il motivo che ti ha spinto a intraprendere questo viaggio, l'incontro con la donna che conosceva i draghi, è stato molto difficile. Marianne è una donna molto simpatica. Un po' pasticciona e sa molte più cose di quelle che dice di sapere. Ma il suo rapporto con la donna drago è molto forte e lei non può raccontare di questa esperienza. Del resto la posso capire. Il mio incontro con la donna drago è stata un'esperienza non spiegabile, non raccontabile. Tutto si confonde nella memoria. E ci sono come delle informazioni che devo portare a un livello più alto di coscienza. C'è molto dolore e gioia. Ma le pietre non ti hanno aiutato a dominare queste emozioni? Sì, certo, mi hanno aiutato, ma la donna drago è molto potente e io non ho ancora il pieno potere delle pietre. Col tempo i ricordi diventeranno più chiari, Lia, e riuscirai a capire, vedrai. Diventerai sempre più sapiente e non ti spaventerà più ricordare. Se la donna drago ha stabilito con te questo rapporto, è perché la stirpe nata dal drago è ancora fra noi. Una stirpe di donne molto potenti, ne sono certa. Sarai molto stanca, Lia. Continueremo domani a parlare, vai. Sì, sono molto stanca. Domani parlerò con le ragazze della comunità. Fra un po' di tempo capirò. E anche le altre capiranno. Sull'onda di mille respiri di fuoco vado via. Uccidermi, vi dico, ma io senza volerlo sono riuscita a farlo scappare. Adesso voglio anch'io imparare a tirare con l'arco. Non si sa mai, metti che arrivino qui. Mary, è meglio se non fai niente. Ti ricordi con la pistola? Allora, io miravo al barattolo, qualcuna con il filo me lo spostava. Sì, hai centrato un ramo e meno male che è caduto senza fare danni. Ma poi guarda, io non mi preoccuperei troppo. Non credo che gli uomini lupo arrivino qui. Come fanno? Non sono così astuti. E poi ci sono già le guerriere che difendono il territorio con arco e frecce. Quindi mettiamoci tranquille. Era dietro un cespuglio e mi guardava. Mi sono girata verso Lia per avvisarla e quando mi sono girata di nuovo era sparita. E poi l'abbiamo incontrata il giorno dopo che parlava con Lia. Insomma, era il drago ed era vicinissima a me. Sarebbe affascinante incontrarla. Affascinante? Non credo sia stato un incontro sereno con Lia. Ero anche sorpresa che Lia avesse ancora sopracciglia e capelli. Sai, tutte le volte che parla potresti prendere fuoco. Ma Lia non ha preso fuoco. Credi? Un fuoco diverso deve averla bruciata. Eravamo in un'altra dimensione. E ci sei entrata anche tu, per pochissimo. Hai sparato a un uomo lupo. Sei stata bravissima. Un uomo lupo? Ma adesso il barco è chiuso, sì. No, perché non vorrei che un battaglione di uomini lupo invadesse il territorio. Il varco è chiuso, stai tranquilla. È stata una mia leggerezza non aver controllato subito. Alberta, volevo dirti grazie. Ti sono molto grata per aver sorvegliato e accudito la comunità in mia assenza. Però sarei tanto contenta che tu adesso potessi rimanere un po' con noi. Beh, sono in ferie e quindi posso rimanere ancora un po'. Pensa che Pesta Sassi vuole licenziarsi e venire a vivere con gli uomini della montagna. Giacomo è un uomo buono, onesto. Sono sicura che sarà un buon acquisto per la comunità degli uomini. Allora Pesta Sassi, alla sua nuova vita. Forse è facile vivere. Forse è facile.
tutto bene. Si comporta bene, piccolo drago? È tranquilla. Avrà una madre forte e sapiente. Lo sa, lo sa. In un senso infinito di mille respiri di fuoco, sono qui come un drago di ferro fuso nella mia notte, col cuore gonfio di un caldo vento forte. Ritroverò la mia rosa davanti alla porta di casa.